Allora, numero 4 del Presidente. Progetto di bilancio dell'esercizio 2013 della finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, FIS S.p.A., indirizzi per il rappresentante regionale all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 luglio 2014. Numero 7 del Vicepresidente, rinnovo dell'accreditamento istituzionale a SAS di Rampazzo di Savona, presidio ambulatoriale di recupero di educazione funzionale. Numero 9 del Vicepresidente, rilascio dell'accreditamento istituzionale all'associazione Tivulio Est Anfatonus di Chiavari. Numero 10, Assessore Barbagallo, legge regionale 22 del 2004. Approvazione del progetto, realizzazione di azioni di monitoraggio territoriale ed erogazione di servizi in ambito agroambientale, impegni di euro 135.000 a favore del centro regionale sperimentazione assistenza agricola di Albenga. Numero 11, Assessore Berlangeri, nuovi criteri e modalità per la concessione a soggetti pubblici o privati di contributo, di contributi a sostegno di iniziative turistiche di interesse regionale, sensi dell'articolo 2,1 lettera C della legge 28 del 2006, abrogazione di UGR 1447 del 2008. Numero 12, Assessore Berlangeri, approvazione convenzioni per proseguimento collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova per la gestione del catalogo delle biblioteche di Turismo. Numero 13, Assessori Buccinelli e Cascino, procedura di via regionale, legge 3898, ampliamento impianto eolico Valbormile in località Cima della Biscia, Cairo Montenotte, Savona, pronuncia di via positiva con prescrizioni e contestuale autorizzazione paesistico ambientale. Numero 14, Assessore Buccinelli, sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2013, relativi agli interventi agevolativi regionali. Numero 15, Assessore Rambaudi e Vicepresidente, non autosufficienza, interventi socioassistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell'ottica della dote di cura, impegni di euro 2.813.000 a favore di FIS S.p.A. Numero 16, Assessore Rambaudi, interventi di comunità per anziani invecchiamento attivo anno 2014, impegno di spesa di euro 1.568.000. Numero 17, Assessore Rossi, approvazione della relazione sulla performance 2013, ai sensi dell'articolo 27,1 lettera B della legge regionale 59 del 2009. Numero 18, Assessore Vesco, che ha delegato l'Assessore Buccinelli, reintegro della disponibilità del fondo di garanzia di quell'articolo 49 della legge regionale 30 del 2008, destinato agli interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni, impegno e liquidazione di euro 110.000. Numero 19, dell'Assessore Rossi, un disegno di legge, riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria, Genova. Poi le interazioni fuori sacco. Allora, Vicepresidente, approvazione progetto osservatorio epidemiologico regionale delle dipendenze, triennio 1 agosto 2014 3 luglio 2017, accordo collaborazione tra Regione Liguria e CNR ISMAC per la realizzazione del progetto, impegno di 150.000 euro. Poi degli assessori Vesco, Rossetti, Rambaudi, approvazione degli atti per la realizzazione in Liguria dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani in attuazione della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano Regionale. Oggi non c'è conferenza stampa. Questa cosa qua molto... per dare diffusione perché devono sapere i giovani, c'è questa opportunità, se c'è più per il che arriva Vesco, arriva Vesco. No? Sì, sì, magari ha fatto la delega, magari dedicata, magari fa una cosa dedicata, perché
cioè c'è bisogno che si sappia che c'è questa misura proprio per i fruitori. Tempo, c'è anche il canale anche comunicato, c'è già stato a fare. Assessore Rossetti, approvazione progetto attività di assistenza tecnica di supporto nell'attività di monitoraggio delle politiche formative all'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro ARSEL, impegno di euro 114.000. Assessore Rossetti, assegnazione contributo per l'area che ha delegato l'assessore Rambaudia, assegnazione contributo per la realizzazione del progetto piano formativo per addetti ai lavori infrastrutturali e in sotterraneo a titolarità scuole edile genovese, impegno di euro 74.200. Assessore Rossetti e Boitano, decreto 91 in data 6 giugno 2014 dell'Arte di La Spezia concernente il bilancio economico di esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Assessore Rossetti e Assessore Barbagallo, deliberazione numero 5 in data 1 giugno 2014 dell'Assemblea dell'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo concernente il bilancio di esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Allora, assessori Lucinelli e Paita, conclusioni della conferenza preliminare, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241-90, in merito all'esercizio della discarica di Scarpino. Dell'assessore Cascino, nulla osta ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 36 del 97 a variare il piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del piano urbanistico comunale del comune di Lei di Genova. Ci sono varianti in sequenziale dell'approvazione del PUC, due le facciamo noi e una per competenza andrà in consiglio regionale per il parere obbligatorio. Comunque tutto a posto. Ecco, abbiamo il PUC di lei. Esatto, l'altra che ha già preannunciato l'assessore, la proposta al Consiglio. Sì, no, ma ce n'è ancora una, non arriva. E poi un argomento dell'assessore Vesco, ritiro degli emendamenti all'UDL, disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 33 del 2013, riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, approvato dalla giunta regionale con provvedimento 143 del 9 maggio 2014. Ipotesi di proroga, rivive l'ipotesi di proroga del trasporto pubblico locale, perché poi tutti i soggetti hanno aderito alla giunta. Il Stato sembra per il 29 ancora consiglio consigliere. Bene. Punto. Basta. Abbiamo finito. Allora, confermo che c'è la conferenza stampa all'1:30. Viene Bombardier. Viene Bombardier, quindi ci sei tu, Lucinelli, poi presentiamo le schede relative a un edificio di edilizia residenziale a Cairo Montenotte, via Recoaro, in Politano, il consolidamento del versante di Montalbano a Spezia, non so se c'è la paita lì, e poi una scheda sullo stato delle case della salute in Liguria, da cui risulta che c'è con l'elenco di tutto quello che abbiamo. Tutto Bontano? No, abbiamo fatto.
Bene, direi che se non ci sono altre cose ci lasciamo così. Bombardier direttamente. Non è vero, non è vero.